Benvenuti su Cake Mania. Oggi parliamo con la cake designer Jennifer Cuppone di Torta Mia Casa, come si fa ad aprire una IAD, ovvero un'impresa alimentare domestica, per poter produrre, vendere torte o anche altri alimenti legalmente a casa. Jennifer ha 32 anni, faceva un altro lavoro, era grafica e, come spesso succede quando è nato il suo primo figlio, ha cercato di trovare un lavoro che potesse fare comodamente e con più elasticità da casa sua, unendo la sua grande passione per i dolci. Quindi passo la parola a Jennifer. Quanto tempo ci hai messo dal momento in cui hai deciso di aprire la tua IAD al momento in cui sei riuscita ad avviare l'attività in maniera totalmente legale? Allora, io ho deciso subito di farlo diventare legale perché non volevo fare le torte in casa senza avere, dare certezza alle persone comunque che acquistassero da me. Quindi mi sono messa in moto subito, l'ho scoperto a gennaio 2016, poi una volta che ho trovato le persone che potessero aiutarmi, nel giro di 3 mesi, quindi poi a giugno del 2016, sono riuscita ad aprire l'attività a tutti gli effetti. Io faccio principalmente cake design, ma faccio anche pasticceria un po' classica e moderna e anche del salato, perché comunque si può fare bene o male tutto come impresa alimentare. E dopodiché, avendo conosciuto altre colleghe sparse un po' in tutta Italia, a febbraio del 2017 abbiamo fondato l'associazione IAD Italia per aiutare altre persone nell'apertura. Soprattutto anche per abbattere un po' i costi, perché non tutti sanno come muoversi all'interno di queste realtà e può capitare che magari si trovino dei consulenti o delle persone, dei professionisti che hanno costi alti, quindi noi abbiamo deciso di fare delle convenzioni per poter avere anche dei prezzi più agevolati per gli associati. Benissimo, quindi l'associazione IAD Italia può aiutare chi vuole intraprendere questo percorso a farlo in maniera più economica e più veloce. Sì, esatto. Comunque Benissimo. l'investimento non è altissimo, quindi noi supportiamo in questo. Inoltre noi la cosa che vorremmo fare è riunire tutte le imprese alimentari domestiche esistenti, anche chi l'ha già aperta, per poter proporre un disegno di legge, perché non c'è una legge in merito alle IAD, c'è soltanto questo regolamento europeo, che però essendo europeo è stato inviato a tutta l'Unione Europea, poi le altre nazioni hanno emesso delle leggi, hanno fatto delle linee guida, in Italia no. E quindi ancora siamo un po' indietro in questo ed è per questo motivo che spesso ASL e comuni non sanno come muoversi, perché non c'è una legge di riferimento. Ok, quindi questo infatti è un punto centrale delle domande che hanno posto le Cake Maniache quando ho annunciato questa intervista. Esiste un regolamento europeo, uno nazionale e uno regionale, forse quello nazionale non c'è nemmeno perché. Allora, fa sempre riferimento a questo regolamento europeo, che è un regolamento sull'igiene alimentare in generale proprio. Poi c'è un capitolo, un allegato che parla prettamente della microimpresa domestica, viene chiamata sul regolamento, però è molto vago e quindi non è stato fatto niente a livello nazionale, c'è soltanto la regione Piemonte che ha emesso delle linee guida. E le linee guida del Piemonte sono di avere la seconda cucina, che però va totalmente contro il regolamento europeo, perché il regolamento europeo parla di cucina familiare, quindi si presume che la cucina familiare sia una, non ce ne siano due, però il Piemonte ha emesso queste linee guida, pertanto comuni ASL, avendo quella linea guida regionale, fanno riferimento a quello. Però le altre regioni non si sono mosse, c'è la Puglia che ha fatto riferimento al Piemonte, quindi attaccandosi alle linee guida del Piemonte, anche in Puglia chiedono la seconda cucina. Però appunto non è corretto ed è per questo che noi come associazione cerchiamo anche di andare a sistemare questi problemi. Quindi nelle altre regioni, non so, in Emilia-Romagna, in Liguria, in Lazio, non è richiesta specificatamente una seconda cucina. No, esatto. Una ragazza ha chiesto, della pasticceria secca, le risultava che la normativa europea, richiedesse che si produca soltanto pasticceria secca in una IAD.
Assolutamente no, si fa anche pasticceria fresca, si seguono le normative HACCP in vigore a livello nazionale, quindi si può produrre tutto, non ci sono limiti. C'è chi fa pane, la nostra presidente si chiama Enatte Mamma Fornaia, lei fa principalmente panetteria, però fa anche catering. Altre anche si occupano di catering, quindi fanno sia che poi catering tra virgolette, perché comunque non siamo un catering, però offrono come servizio anche la parte salata dei buffet, quindi si può fare proprio tutto. Ecco, hai citato l'HACCP. Tra le certificazioni necessarie, vogliamo spiegare che cosa sono l'HACCP, MOCA e X-REC, che sono state tutte citate nelle domande delle cake maniache? Allora, infatti ho letto qualche domanda e dell'HACCP vedevo che qualcuno anche chiedeva, io ce l'ho già, va bene quello che ho. Allora, potrebbe anche andare bene perché comunque le regole dell'HACCP sono quelle a livello nazionale, sono bene o male, cioè sono quelle, non è che si scappa, diciamo. Però per quanto riguarda l'impresa alimentare domestica, essendo un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, si fa una corsa. Per responsabile di impresa, perché noi comunque siamo responsabili di quello che facciamo. Quindi il corso HACCP che si trova online a 50-60 euro si può anche andare bene, però essendo noi responsabili di un'attività dovremmo fare comunque delle aggiunte a questo corso, ma anche a livello regionale. Dovreste farle da un punto di vista, cioè è obbligatorio come regolamento o è una questione di responsabilità personale? È proprio che è un laboratorio a tutti gli effetti, anche se è in casa, quindi bisogna essere in regola in tutto e per tutto anche a livello HACCP. Ma addirittura il corso cambia da regione a regione, perché per esempio in Toscana richiedono 16 ore di corso HACCP, invece in Lombardia non c'è più l'obbligo di ore, si fa il minimo indispensabile che sono dalle 4 alle 6 ore, poi dipende anche da una cosa deve fare, però bisogna tenersi comunque in quel caso lì, sì, alle regole regionali. Ecco. E le altre certificazioni, l'X-REC non si usa più, che io sappia, per le attività, perché in realtà per noi basta avere la partita IVA. E invece l'altra certificazione, la certificazione MOCA, è la certificazione per il contatto alimentare delle attrezzature che utilizziamo, quindi dalla planetaria a gli stampi a coltellini vari, c'è anche queste cose qui per esempio, devono avere la certificazione MOCA perché deve essere certificato che questi strumenti possano andare al contatto alimentare. Quindi la certificazione MOCA certifica gli strumenti. Certifica la strumentazione che può andare a contatto alimentare. E come Questo. si ottiene? Cioè, quando tu compri l'attrezzatura devi controllare che sia certificata MOCA? Per forza certificati MOCA perché le cose che vanno a contatto alimentare sono per forza hanno la certificazione MOCA, cioè a meno che uno va a prendere un attrezzo che ne so, il decoupage non è una cosa che va a livello alimentare, quindi sicuramente no, però se compro le sac à poche per forza sono certificate, bisogna fare richiesta o al rivenditore o al produttore, quindi bisogna contattare le aziende per chiedere di farsi rilasciare questa certificazione. Ecco, e queste cose come vengono controllate? Puoi ricevere dei controlli dalla ASL, dai NAS? Sì, tra l'altro mi sembra novembre dell'anno scorso i MOCA sono diventati obbligatori, quindi bisogna avere assolutamente le certificazioni MOCA e anche HACCP dei prodotti. Perché, per esempio, se io decido di andare a comprare la materia prima alla Metro, la Metro mi deve rilasciare la certificazione sia MOCA sia HACCP dei prodotti che io vado a comprare da loro, in modo che se poi l'ASL mi viene a fare un controllo, io ho la mia cartellina nel mio manuale con tutte le certificazioni, quindi loro possono verificare che tutto quello che io utilizzo per la IAD è comunque certificato. Nel momento in cui la tua IAD apre ufficialmente, ricevi un primo controllo dalla ASL in casa tua? È possibile, ma non è detto che succeda, perché da regolamento possono venire entro 60 giorni dall'apertura, ma non è detto che vengano perché magari
magari non lo ritengono, cioè non lo so, per esempio in Lombardia ce ne sono diverse di Yard, anche in Toscana, però da alcune parti sono andato a fare il controllo e in altre no. Quindi dipende un po' dalle ASL se vogliono fare il controllo. L'unica cosa è che essendo in abitazione privata non possono fare controlli a sorpresa come fanno normalmente nei locali commerciali, ma bisognerebbe prendere un appuntamento con il responsabile, che sono io in questo caso. Ok, benissimo, molto chiaro. Bene, possiamo vedere la tua cucina, laboratorio? Adesso vediamo, sei nel tuo salotto di casa, direi, con alcune delle tue creazioni e la tua attrezzatura. Quindi sottolineiamo proprio, si fa a casa propria, nel proprio ambiente domestico, senza, a parte Piemonte e Puglia, senza bisogno di avere un ambiente separato. Puoi farci vedere. Scusa? In questo caso, per esempio, io nel salotto ho alcune cose perché ho certificato, cioè ho notificato all'ASL, al comune che utilizzo la sala come ambiente dove tengo il materiale. Quindi ho un mio mobile dove tengo il materiale, è un cassetto, diciamo, che uso come se fosse spogliatoio, perché anche sulla questione spogliatoio ho visto delle domande. E quindi cioè, qui ho un po' della materia prima, invece nella cucina è notificata proprio come laboratorio vero e proprio, e quindi dove si crea tutto. Ok, puoi farci fare un giro in casa tua? Grazie. Allora, quindi dicevo che qui abbiamo il mobile di cui ti parlavo prima, dove Sì. appunto io tengo tutto il materiale principale dell'attività, e poi si passa in cucina, dove possiamo vedere subito che ho due frigoriferi. E perché non è obbligatorio il secondo frigo, però è indispensabile, perché ci arriverebbe abbastanza chiunque che non si può lavorare con un frigo solo, perché sarebbe praticamente impossibile. Volendo uno può, perché ci sono questi contenitori che si chiamano Gastronorm, che sono quelli che certificati HACCP per conservare le cose, e in teoria uno potrebbe tenere, che ne so, il burro, per dire, in un contenitore Gastronorm e conservarlo nel frigo di casa, separato dal resto. Però in realtà non ha molto senso, soprattutto nel mio caso quando si fanno le torte c'è necessità veramente di spazio. Infatti, come vedi, il mio è un frigo monoporta, non ha neanche il freezer perché ovviamente non congelo niente, ho necessità di spazio e quindi ho il frigo che è esclusivo per l'attività. E il resto della cucina, quindi il E la tavolo su cucina cui si mangia abitualmente. sì, un tavolo normalissimo dove lavoro, questo vabbè è un tappetino in silicone dove riparo, ovviamente anche questo è tutto certificato, eccetera. E qua ho la strumentazione di base, che poi è la planetaria, e il microonde e il forno, che l'ho cambiato dopo aver aperto, perché comunque ho preferito avere un forno semiprofessionale, non casalingo, per poter ottimizzare il lavoro. Che differenza c'è tra un forno semiprofessionale e un casalingo? Beh, cuoce molto meglio, perché diciamo che col forno casalingo per fare. No, non potevo fare più pan di Spagna per volta, cioè proprio quello me lo potevo scordare. E con questo ne cuocio anche quattro contemporaneamente, senza nessun problema di cotture, perché chiaramente il forno casalingo non è studiato per cuocere tante torte insieme, quindi chiaramente ci vuole. Ok, fatti vedere Jennifer che non ti vediamo più. Sì. Va bene, ti appoggio. Sì, ti vediamo. Ok. Allora, parliamo un po' dell'attrezzatura necessaria per poter partire. Il frigo separato, dicevi, è un consiglio, ma non è obbligatorio se si usano i contenitori specifici. Per quanto riguarda, ad esempio, l'abbattitore, è richiesto? Partitore non è obbligatorio né nel laboratorio classico né in questo. Quindi no, non serve. Se uno lo può utilizzare meglio, perché l'abbattitore abbatte non solo la temperatura ma anche i tempi. E io ancora non ce l'ho, però è una cosa che vorrei acquistare perché comunque il lavoro aumenta sempre di più, quindi l'abbattitore potrebbe risultare un aiuto. E adesso devo un attimo capire dove infilarlo in casa, però
è un acquisto che potrebbe servire. Poi di attrezzatura professionale in realtà non è richiesta perché non c'è scritto da nessuna parte che servono determinate attrezzature, quindi se uno la planetaria può avere qualunque tipo di planetaria, non c'è nessun problema, anche il forno, ho deciso io di cambiarlo, ma non è necessario, cioè se uno ha un forno che funziona benissimo non lo deve cambiare. Per quanto riguarda le superfici, piastrelle, cioè i muri devono essere piastrellati, il pavimento può essere di parquet, ad esempio, e i piani possono non essere d'acciaio. Allora, sul parquet in realtà non so dare risposta, in linea di massima non è richiesta la superficie in acciaio, è richiesto più che altro una superficie che sia lavabile e disinfettabile. Per quanto riguarda invece le pareti, io ho la piastrellatura fino a un certo punto, sopra è tutto pitturato con verniciatura HACCP certificata per locali e ristoranti, che quella è l'altra richiesta che viene fatta. Perché se non avessi avuto la piastrellatura l'avrei dovuta fare fino a terra la verniciatura. In questo caso, avendo comunque già le piastrelle fino a un certo punto, il resto è dipinto con questa vernice apposta. Ok, benissimo, molto chiaro. Vogliamo parlare un po' di regime fiscale? Paura a tutti. Questo fa paura a tutti. Allora, dal punto di vista dei contributi per le imprese femminili, c'è qualche cosa che si può sfruttare per dare il via a una IAD? Allora, quello si può sfruttare in qualsiasi momento, perché comunque i contributi per le imprese femminili ci sono, non è necessario che sia specifico per la IAD, perché in realtà sono fondi per le imprese, quindi non è specificato a cosa servono, quindi se uno ne ha necessità per l'attività può tranquillamente provare a farne richiesta. Voi potete guidare come associazione le persone che vogliono avere accesso a questi contributi? Allora, non c'è mai capitato, in realtà chiedono chiaramente se possono farne richiesta. A questo momento non abbiamo ancora i consulenti per poter magari consigliare, perché più che altro quando si fanno questi concorsi di solito c'è bisogno di compilare business plan o preventivi vari, quindi per quello poi c'è bisogno di un consulente apposito. Può essere un servizio in più, un buon suggerimento questo. Sì, in genere forse si fa con il proprio commercialista o qualcuno della Camera di Commercio. Sì, anche il commercialista può aiutare. Ok, passiamo al commercialista. Avere una IAD significa necessariamente avere una partita IVA? Assolutamente sì, perché come dicevo prima è un'impresa a tutti gli effetti e quindi come tale si apre una partita IVA come ditta individuale. Di che categoria? Sì. E nel senso che tipologia di regime? Sì, ho come categoria di partita IVA. Non so, io ho la partita IVA da giornalista. Tu ce l'hai da? Sicuramente, ecco, una delle cose fondamentali della IAD è che noi non facciamo somministrazione, noi facciamo solo manipolazione del cibo. Quindi la partita IVA avrà come codice Ateco all'interno, in base alla tipologia poi di prodotto che si va a fare, comunque è una cosa che riguarda sempre il laboratorio chiuso al pubblico, perché noi non facciamo somministrazione. Poi ovviamente il commercialista sa esattamente quale codice Ateco inserire in base al tipo di prodotto che viene fatto, però in linea di massima se si fa pasticceria ci sarà il codice Ateco per la pasticceria. Benissimo. Ad esempio, come quando si parla di regime fiscale, ce n'è uno specifico, immagino che vada a seconda degli scaglioni di quanto uno guadagna. Più che gli scaglioni sì, dipende anche dalla persona, nel senso anche in quel caso il commercialista è quello migliore che può consigliare. Diciamo che la maggior parte di noi, essendo state prima dipendenti o alcune magari anche disoccupate, hanno il regime fiscale in vigore da qualche anno che è il forfettario, che è il vecchio regime dei minimi. E è vantaggioso per certe cose, ha lati positivi e negativi, però in linea di massima è quello che viene utilizzato per tutte. Oddio, come scaglione non mi ricordo, mi pare che sia sui 30 e 40 mila euro di fatturato annuo come limite massimo per rimanere nel forfettario. Sarebbe 30.000, però puoi arrivare a 40.000, insomma, c'è un margine di sviluppo o di sbaglio, se vogliamo chiamarlo così, e poi
sì, l'ho avuto anch'io. Le tasse, se non sbaglio, sono il 10%, un forfè, o Allora, del 15? 15. 15%, però in realtà è passata una circolare l'anno scorso, cioè poco dopo che io ho aperto comunque, che credo, non so se è ancora valida, quindi non lo so, però quelle che hanno aperto più o meno nel mio stesso periodo hanno avuto questa possibilità di essere incluse all'interno di questa parte di regime dove per i primi 5 anni siamo considerate start-up. E quindi abbiamo le tasse anziché al 15 al 5%. Wow, è ancora valido, quindi chi volesse aprire quest'anno potrebbe usufruire di questa agevolazione? Credo di sì, non ne sono certa, però informandosi dal commercialista sicuramente può dare informazioni. Più che altro che siamo già nell'anno nuovo e dato che cambiano le cose abbastanza in fretta anche su queste cose qui, non so dire. Però nel mio caso è così. Ok, e per quanto riguarda la previdenza, INPS, immagino. Beh, certo, l'INPS bisogna pagarlo, in questo regime è fisso, quindi non dipende dal fatturato, è intorno ai 3.000 euro, però per il forfettario è scontato, diciamo, scontato, così, quindi paghiamo 2.800 euro Ok, molto all'anno. E poi, chiaro. chiaramente, per gli infortuni, quello è, mi sembra, sui 160 euro o qualcosa del genere. Quindi quello in Quindi, più, è un contributo in più volontario? oddio, sai che non mi ricordo se è volontario oppure no, però in realtà io lo pago. Ok. Penso che sia per la parte degli infortuni, cioè quella parte dell'INPS che non copre, credo. Comunque a me la commercialista mi dice pagalo, quindi io lo pago. Quindi abbiamo detto costi minimi annuali, a questo punto dobbiamo considerare 2.800 euro, 3.000 euro, considerato anche gli infortuni per l'INPS. Il commercialista varierà sicuramente da commercialista a commercialista. Più o meno tu No. quanto spendi all'anno? Io pago 500 euro l'anno, però lì dipende un po' sia dalla Vengo dal zona. tuo, scusa, io spendo il doppio. Veramente? ma sarà perché io sono un po' sfigatella col mio regime forfettario, quindi mi costa poco. Per Vabbè, quanto sono. riguarda i collaboratori, se uno cresce abbastanza da potersi permettere di avere un assistente o un socio, come funziona? Puoi assumere qualcuno? Allora, l'assunzione esattamente come funzioni non lo so, quindi sempre il commercialista deve subentrare in questo, però si possono avere tranquillamente dei collaboratori, ma addirittura c'è qualcuno che ha aperto anche come società, quindi si può anche aprire una società con la IAD. L'importante è che una delle due persone abbia la residenza dove viene aperta la IAD, quindi io potrei prendermi una socia, perché comunque io ho la residenza qui a casa mia, chiaramente, e la anche se non ha residenza qui, però comunque può far parte tranquillamente della società. Benissimo. Quindi insomma è una cosa che può svilupparsi e crescere, non deve necessariamente rimanere una piccola impresa domestica di una persona. Sì, diciamo che è sicuramente piccola, molto piccola, è appunto una ditta individuale, e se si vuole crescere bisogna per forza avere dei collaboratori, perché comunque, essendo una, parlo per me, sono molto limitata nella produzione, non è che posso avere queste grandi produzioni. Ecco, tu sei sola e quindi devi comunicare anche degli orari di lavoro, perché ad esempio immagino poi una volta che ci sono altre persone in casa tu puoi lavorare alla tua. Allora, potrei se li chiudo in una stanza. Però io preferisco di no, nel senso, allora, gli orari di lavoro io li ho comunicati come apertura, ho scritto che lavoro dalle 8:30 del mattino fino alle 4, perché poi io ho un bambino, quindi lo vado a prendere a scuola. Il pomeriggio al bambino sarebbe impensabile lavorare col bambino a casa, soprattutto perché è la cucina, quindi è normale che poi uno deve mangiare, vuole bere, non si potrebbe far entrare nessuno all'interno del laboratorio. Quindi è sempre meglio rispettare poi quegli orari di lavoro, che
Chiaro, se ho delle decorazioni da fare, posso anche farle alle 4:30, non mi fucila nessuno, però per quanto riguarda il cuocere il pan di spagna, comunque fare roba fresca, le creme, così, sarebbe meglio che non ci fosse nessuno all'interno del laboratorio. La regola comunque è che non ci deve essere nessun altro. No, perché io sono l'unica Autorizzata. a poter utilizzare quest'area nell'orario di lavoro. Idem il bagno, perché anche il bagno viene notificato perché il laboratorio deve sempre avere un bagno e quindi io ho un bagno, io ho due bagni, ne ho notificato uno solo chiaramente, però negli orari di lavoro nella cucina e nel bagno ci devo essere soltanto io. Benissimo. Per ottimizzare le spese, un'impresa come una Yad per comprare l'attrezzatura, gli ingredienti, cosa può fare? Allora, questa è una domanda interessante e abbastanza difficile la risposta, nel senso che a livello di impresa alimentare domestica, essendo in casa, lo spazio è quello che è, non è che abbiamo questo grandissimo spazio, quindi non possiamo fare grandi scorte come le pasticcerie, non possiamo comprare all'ingrosso, cioè possiamo perché abbiamo la partita IVA, quindi si può. Però chiaramente non tutti hanno lo spazio, cioè io per esempio non ne ho di spazio per poter andare a prendere, che ne so, 10 kg di farina perché non saprei assolutamente dove mettermeli. E quindi se uno ha la possibilità che ha tanto spazio può ottimizzare sicuramente prendendo all'ingrosso e quindi risparmiando un po'. Però in linea di massima, ripeto, essendo in casa bisogna sfruttare quello che c'è in casa. Quindi risparmiare è difficile, diciamo. Beh, ci sono dei canali preferenziali per fare gli acquisti? Sì, sicuramente si può anche comprare online, infatti noi abbiamo anche fatto delle convenzioni con due e-commerce per poter avere delle scontistiche. Chiaramente se si compra online, adesso escludendo l'e-commerce con cui collaboriamo come associazione, ma qualunque e-commerce da cui si acquista, bisogna sempre poi farsi fornire delle certificazioni. Però così puoi fare fattura e quindi scalare Esatto, l'IVA. comunque si acquista, ci si fa fare la fattura, si conserva tutto e ci Quali si va rilassando. sono i negozi convenzionati con l'associazione Yad Italia? Allora, sono stampi per dolci, le mani di mano si chiamano, cioè si chiama stampi per dolci, ma poi c'è scritto le mani di mano. E poi abbiamo collaborato anche, cioè collaboriamo anche con Italia Cake Design School di Maria Cristina Elman. Benissimo. E invece per quanto riguarda come calcolare i prezzi che si fanno al pubblico. Allora, sicuramente valutare la concorrenza, quindi c'è intorno, come pasticcerie, eccetera, ma facendo attenzione, perché comunque, ritornando al discorso di prima, la pasticceria può avere degli abbattimenti di costo sulle quantità che noi in casa non riusciamo ad avere. Quindi bisogna un po' tararsi con quello che c'è intorno. Poi un po' di sana autovalutazione. Che non guasta, nel senso, perché, cioè, insomma, uno deve vedere un po' anche il livello che ha e quindi valutare anche in base al livello che ha. Parlo più che altro nel mio caso del cake design, perché poi chiaramente se si parla di panetteria o quant'altro non si può andare a considerare il livello, allora devi solo guardare la concorrenza più che altro. È difficile, cioè capisco la domanda perché in effetti è difficile darsi un prezzo. A livello imprenditoriale penso che sia la parte più difficile, prezzarsi. Ecco, ai tuoi clienti come spieghi il prezzo? C'è una base fissa che è sulle porzioni e poi una percentuale che è data dal tipo di ingredienti e un'altra ancora che è data dal tempo che impieghi per creare le decorazioni? Allora, se dovessi basarmi sul tempo, gliele dovrei far strapagare, non pagare, perché comunque il cake design ha una parte molto lunga come lavorazioni, quindi non si può andare a tempo. Io non faccio porzioni perché comunque nella mia zona la maggior parte delle pasticcerie che fa anche il design va al chilo e quindi vado al chilo anch'io. Alcune cose, tipo una decorazione così che è tridimensionale, questa qui non la metto a peso, la metto extra torta perché comunque una lavorazione a parte non va a tempo, diciamo che faccio io
un prezzo forfettario in base al tipo di decorazione che poi vado a mettere sulla torta. Ad esempio, ecco, quella gattina quanto la fai pagare da sola? Ah, allora entriamo proprio nel dettaglio. Allora, non è Certo. finita intanto perché devo dipingere tutto il vestito perché devo fargli delle roselline sopra. Però questa qui la metterei a 15 euro in più oltre la torta, 15-20 euro. Ok. E, infine, queste torte, se vengono portate a scuola, nei ristoranti, eccetera, devono essere accompagnate da uno scontrino, da una ricevuta, da una lista degli ingredienti, come se fossero state comprate al supermercato o in pasticceria? Certo, come laboratorio noi dobbiamo fornire sempre la ricevuta. Metto scontrino perché non avendo registratore di cassa, perché appunto è un laboratorio chiuso al pubblico, per il regime che abbiamo, eccetera, io faccio la ricevuta fiscale. Quindi fornisco al cliente la ricevuta fiscale, con quella può andare ovunque, non c'è limite. Ci sono dei ristoranti che dicono no, la torta da fuori comunque non la prendo neanche se è in pasticceria. Diciamo che alle volte sono dei meri tentativi di cercare di vendere loro di dolce, però se poi dimostri che comunque è acquistata da un posto che ha certificato che è a norma, problemi non ne fanno. Ci sono quelli che poi come aggiunta chiedono anche la lista ingredienti perché nel caso di allergie e queste cose qua. Quindi anche in quel caso noi forniamo al cliente la lista ingredienti con evidenza degli allergeni che si mettono in grassetto, sottolineato come uno meglio crede, comunque insomma devono essere evidenti Evidenziato. all'occhio che siano gli allergeni e basta, una volta fornita anche quella è a posto. Benissimo. Per concludere, hai un consiglio personale da dare a chi voglia fare questo grande salto? Allora, sì, sicuramente il consiglio, allora, è un po' difficile nel senso perché molti pensano mi metto in regola, sono a posto, e non è proprio così, perché comunque essendo un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti bisogna lavorare tanto, non solo a livello di faccio le torte, ma lavorare anche a livello imprenditoriale, quindi cercare di capire che cosa c'è sul mercato, cosa va sul mercato, come posso emergere io nel mercato. Perché comunque Come promuoversi perché non hai un negozio su strada con una vetrina? non abbiamo la vetrina, quindi non passa nessuno a vedere che cosa offro, lavorando su ordinazione non ho niente di pronto, quindi io non posso dare al cliente un qualcosa che ho nel frigo. Io praticamente fino al giovedì ho il frigo completamente vuoto perché non ho nulla, preparo tutto per ordinazione, quindi è difficile anche da quel punto di vista promuoversi. Quindi bisogna anche sapere utilizzare bene i social, vendersi e comunicare nella giusta maniera per cercare di trovare la clientela, perché proprio da dire che non verrà nessuno a bussare alla tua porta se non sei comunque tu a farti notare, a farti conoscere. Non è facile, perché non è facile, all'inizio si fa fatica, poi nel mio caso io non facevo questo prima. E quindi io di clienti proprio non ne avevo, cioè io sono partita proprio quasi da zero. E sì, ho fatto un po' di passaparola tra amici e parenti, però in realtà il lavoro come ce l'ho adesso, 2 anni fa, me lo sognavo proprio e avevo anche paura perché poi quando vedi che il lavoro non arriva hai paura perché comunque le tasse, vabbè, se non fatturi non le paghi, però l'INPS, il commercialista, tutte queste cose qui vanno pagate. Non è semplice. E poi comunque sono una in mezzo a tanti, perché sono circondata da pasticcerie, sono circondata da altre persone che fanno le torte, quindi bisogna un po' trovare il proprio spazio, diciamo. Però è una cosa che si può fare. Bisogna mettere in conto che non è più un hobby, è un lavoro al 100% e quindi bisogna sapere. Guadagnare. Dimmi. Bisogna guadagnare per farlo. Sì, bisogna guadagnarsi lo spazio, bisogna darsi da fare tanto. Ricapitolando, le spese minime per poter avviare questo tipo di attività sono quelle del commercio, cioè fisse minime che ci saranno sempre, sono il commercialista e
e l'INPS, perché poi se uno ha la casa attrezzata, beh, forse bisogna almeno pitturarla con la vernice certificata HACCP, però Esatto. se hai già le superfici lavabili e disinfettabili, come penso ognuno di noi, un frigorifero e un forno, obiettivamente si può avviare tutto. Le spese per avere le certificazioni più o meno necessarie per poter aprire una IAD presso la. Sì, ecco, la IAD si apre dove? Presso la ASL? Allora, si fa sì, allora, intanto bisogna cercare di capire l'ASL se conosce questa realtà e come la vedono, perché chiaramente è sempre un po' ostica l'ASL in questo. Diciamo che in alcune zone non fanno nessun tipo di problema, come è successo qua nel mio caso, Tu perché sei a c'era Milano, giusto? provincia di Milano, c'era già una IAD a San Donato Milanese che è una delle nostre socie fondatrici, che è Biscotti e Parole, quindi essendoci già lei e altre, mi pare forse su Monza, comunque ha un'altra Mantova, quindi comunque c'erano già delle IAD in Lombardia. Quindi non hanno fatto muro, però ci sono delle ASL che fanno muro, che comunque o dicono che non si può fare, dicono che non è vero, o dicono che c'è bisogno obbligatoriamente della seconda cucina e che in casa non si può fare. Però poi diciamo che cercando di fargli capire il regolamento, il fatto che ce ne sono ormai già più di 70 in Italia, qualche ASL poi si smolla, capisce, quindi cerca di aiutare. Diciamo che indicativamente la spesa per aprire, se uno non deve fare dei lavori sostanziali in casa, perché poi c'è anche bisogno delle zanzariere, parentesi, Ah, ok. come in un laboratorio c'è bisogno di avere anche le zanzariere per l'igiene, per non far entrare animali da fuori. E quindi se uno non deve fare lavori importanti e strutturali per aprire, diciamo che tra i 1.500 e i 2.000 euro è la spesa per l'apertura. Ovvio che poi se compri, questo escluso l'acquisto del frigo, l'acquisto nel mio caso del forno professionale e di altre cose che poi uno compra, però per l'apertura, quindi per farsi seguire da un consulente, noi come associazione il pacchetto che offriamo è sui 1.500-2.000 euro. Faccio questa differenza di 500 euro perché comunque abbiamo consulenti sparsi in tutta Italia, quindi alcuni consulenti magari possono avere un prezzo leggermente più alto o leggermente più basso in base chiaramente alla zona, però la cifra più o meno è quella. Ok, quindi supponiamo nella peggiore delle ipotesi 1500 euro per aprire tra consulente e modifiche minime necessarie dell'ambiente domestico, più 3000 euro di INPS all'anno, più 500-600 di commercialista. E poi se uno ha bisogno di attrezzature, cioè, chiaramente tutto quello che viene dopo, se di quello che uno decide di comprarsi, è a discrezione. Di massima l'investimento non è alto, perché ho letto anche magari qualche commento che diceva che l'investimento è ingente. L'investimento non è ingente, perché alla fine se si pensa che per aprire un laboratorio su strada ne servono 40, 50, 60 mila, spenderne 2-3 mila, cioè è una passeggiata in confronto proprio. E poi non dobbiamo pagare l'affitto perché siamo in casa nostra e quindi non c'è necessità di pagare l'affitto. Ovviamente, ecco, una cosa che magari posso consigliare è di verificare con il tipo di erogatore di energia elettrica o gas se può fare un piano tariffario che sia conveniente, perché chiaramente in casa si accende il forno anche la mattina, cosa che magari prima una che lavorava in ufficio non lo accendeva mai, quindi aveva solo una tariffa serale e di giorno spendi di più. Quindi con la IAD devi magari anche trovare una quadra per questo, perché si tiene acceso il forno tanto, c'è un secondo frigo da mantenere, si utilizza magari il gas, quindi ci sono altre spese che potrebbero far salire un po' la bolletta, ecco. Allora, l'ultima domanda ce l'ho io, mi è venuta in mente. Per ricevere i clienti e far vedere il catalogo, o magari appunto assaggiare qualche cosa, dove li incontri? Li fai venire a casa? È un problema questo da un punto di vista del regolamento, delle persone che entrano in casa in orario di laboratorio? Allora, come dicevamo prima, in orario di laboratorio non deve entrare nessuno in cucina, nello specifico,
Io i clienti non li vedo quasi mai, mi capita soltanto di incontrarli per i matrimoni, perché comunque, vabbè, per il matrimonio hanno bisogno un po' di sentire, diciamo, la fiducia dall'altra parte, quindi hanno necessità di conoscere magari me di persona e parlare direttamente con me. Però in quel caso o ci incontriamo fuori o è capitato con alcuni clienti che li facessi venire qua una domenica pomeriggio, ma stando in salotto, comunque in soggiorno, non possono assaggiare perché non potendo fare somministrazione non Giusto. è assaggiare, però per i matrimoni, per esempio, io faccio gli assaggi compresi nel pacchetto. E ancora sì, ho sentito un Sì. rumore che fosse caduto tutto. Dicevo, nel pacchetto io con i matrimoni faccio anche gli assaggi, però non li faccio assaggiare direttamente qui. Gli preparo degli assaggi che poi loro vengono a prendere, si portano via, assaggiano a casa loro e poi mi diranno. Però in linea di massima con le feste normali di compleanno io mi sento sempre attraverso i social, attraverso il telefono, la mail. Ecco, adesso mi è venuta in mente un'altra cosa, appena finisco te la dico. quindi mi sento principalmente così. Non li vedo praticamente mai di persona se non al momento della consegna della torta. E mi chiedo questa cosa perché tra le spese che uno potrebbe pensare di affrontare c'è quella anche del sito internet o di un logo dell'attività. Perché se è un'attività a tutti gli effetti, uno valuta anche questo, no? Di essere presente dappertutto e quindi di avere un sito internet, chiaramente. Certo, ma quello è sempre consigliabile. Sì, infatti. E che altro mi viene in mente? Mi è venuta in mente un'altra cosa, ma adesso me ne Il si dimentica. trasporto, forse? Brava, bravissima, sì, trasporto, perché i clienti possono venire a ritirare a casa, sempre stando all'esterno del laboratorio, oppure posso consegnare io. Io le faccio le consegne, e utilizzo un Polybox, che è un contenitore termico, che consente temperatura e ovviamente igienico, anche con il certificato MOCA, e con quello io vado a fare le mie consegne senza nessun problema, quindi porto poi la torta direttamente al cliente, che sia inverno, che sia estate, io con quella sono tranquilla perché mi mantiene già soltanto per 2 ore la temperatura, quindi siccome come normativa bisogna mantenere più 4 all'interno del frigorifero per la materia prima fresca. Durante il trasporto il Polybox consente di mantenere la temperatura per circa 2 ore. I viaggi non sono mai di 2 ore, però diciamo che su Milano per fare quella mezz'oretta di viaggio per andare da un cliente è ottimo perché è appunto igienico e non conserva la temperatura, quindi le consegne si fanno così, a meno che uno vuole il camioncino refrigerato, sarà un'impossibilità, però è difficile chiaramente all'inizio. Diciamo che la cosa più sbrigativa e avere questi mezzi qui, questo body box. Benissimo. Jennifer, ti ringrazio a nome mio e a nome di tutte le cake maniache che hanno posto le domande per questa intervista. Era un tema a cui giravamo intorno da tempo perché c'è grandissimo interesse, ovviamente siamo tutte appassionate di dolci e l'idea di poterlo trasformare in un mestiere ufficiale da hobby e da passione ovviamente è vicina al cuore di molte. Ti ringrazio Sì. ancora per averci accolto nella tua casa, averci ospitato e mostrato in giro come lavori. A presto e tanti auguri per la torta mia casa e a Yad Italia che spero possa aiutare qualcun altro ad avverare il suo sogno. Grazie mille, grazie anche a voi. Ciao. Grazie, ciao.